Buonasera, siamo arrivati alla quinta domenica durante l'anno, dopo Pasqua, perdon, e la quinta domenica di Pasqua, e il brano che ci viene proposto dalla liturgia come riflessione durante la Santa Messa è preso dal capitolo 15 del Vangelo di San Giovanni, dal versetto 1 al versetto 8. Spiace veramente che nella liturgia il Vangelo di San Giovanni venga usato come una specie di mucchio di detti di Gesù o di fatti di Gesù che vengono tagliuzzati e presentati un pezzo alla volta per questo o per questo motivo, e così tipo il brano del buon pastore, queste cose così, e che non ci sia invece un periodo dell'anno in cui davvero si legga il Vangelo di San Giovanni in maniera continuativa, si possa fare un discorso serio sul Vangelo di San Giovanni con la comunità, tenendo conto che, come gli altri Vangeli, ma in particolare San Giovanni, è un Vangelo scritto proprio per la comunità e per una comunità che cresce e che incontra le difficoltà che incontriamo anche noi e anche le nostre comunità. Comunque, il brano che ci viene proposto, l'ho detto, è il capitolo 15, dal versetto 1 al versetto 8. Lo leggiamo, poi proviamo a fare un piccolo commento proprio senza pretese di questo brano, che è un brano anche famoso e noto per la verità. Leggiamolo insieme. Io sono la vite, quella vera, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio in me che non porta frutto lo toglie, e ogni tralcio che porta frutto lo monda, perché porti più frutto. Già voi siete mondi per la parola che vi ho parlato. Dimorate in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non dimora nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi dimora in me e io in lui, questi porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se qualcuno non dimora in me, fu gettato fuori come il tralcio e si seccò, e li raccolgono e gettano nel fuoco e bruciano. Se dimorate in me e i miei detti dimorano in voi, qualsiasi cosa volete, chiedete e vi avverrà. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diveniate per me discepoli. Allora, penso che tutti quanti conosciamo il paragone della vita dei tralci. Tenete conto che nell'Antico Testamento è frequente l'immagine della vite, della vigna piantata da, basta prendere l'esempio del Cantico della Vigna, se non sbaglio capitolo 5 del Vangelo del libro del profeta Isaia, e tutta la Bibbia è percorsa da questo amore di Dio per il suo popolo che pianta questa vigna. Il mio amato piantò una vigna sopra un fertile colle e ha fatto il torchio, gli ha messo la siepe, ha fatto queste cose qui, e la vigna, invece di produrre uva buona, produce uva selvatica. E tutta la Bibbia è percorsa da questa delusione di Dio nei confronti del suo popolo. Se volete usare un'espressione diversa, è percorsa da questo amore tradito, da questo amore che Dio ha per il suo popolo, per la sua vigna, per il lavoro che fa per la sua vigna e per i risultati che non arrivano. Il popolo tradisce la fiducia di Dio. E Gesù dice, notate, che questa cosa qui va rilevata, Gesù non dice io sono la vigna, Gesù dice io sono la vite. Si passa dal collettivo al singolare. Gesù dice io sono l'unico albero, l'unica pianta che il Padre ha piantato in mezzo al suo popolo che porta i frutti. Io sono la vite vera, quella che porta i frutti. Io sono l'unico che il Padre ha mandato a portare il suo amore in mezzo al popolo e ha diffuso, ha portato questo amore a tutti i fratelli. Fino, avendo amato i suoi, li amò fino alla fine.
Ecco, questo è la vite vera. La vite vera è quella che porta i frutti. I frutti sono, sono quelli dell'amore per i fratelli. E Gesù, in tutta la sua vita, dimostrerà e dirà ai suoi discepoli, e lo dimostrerà nei fatti, che il Padre l'ha mandato a portare l'amore e il suo perdono. Ora, questa è una cosa importante, perché effettivamente c'è un cambiamento, stavo per dire un cambiamento radicale, tra quello che si dice nell'Antico Testamento e quello che Gesù dice di sé. Gesù dice: io sono l'origine, il fondamento del nuovo popolo di Dio. Sono la vite, voi siete i tralci. E dice: chi rimane unito a me fa parte di questo popolo nuovo. Questo popolo nuovo che Giovanni dice è in espansione, è in crescita. E Gesù sa che tra i tralci non tutto funziona bene. Ci sono anche i tralci che non producono frutto, i tralci che si seccano, quelli che decidono che la logica della croce, la logica dell'amore, la logica del perdono, il rifiuto di vivere secondo l'impero, quindi vivere secondo l'accumulo, la forza, la violenza, il dominio sugli altri, quelli che rifiutano tutte queste cose, rifiutano di vivere secondo la parola di Gesù, ma assumono il modo di vivere dell'impero. Sono i tralci secchi. E notate, Gesù dice che il Padre pulisce la vite. Il Padre è una cosa molto bella, per la verità. Dice l'agricoltore, in realtà è il vignaiolo. E mi viene in mente quelle persone anche anziane che ho conosciuto anche a Berbenno, che per le quali la vigna era la vita, era il massimo, era, e che mi dicevano che avere la vigna è come essere sposati, perché devi curarla con amore tutti i giorni, devi essere lì sempre, devi curarla, devi volergli bene in qualche modo. Non nessuno mi ha mai detto proprio così, ma si intendeva nelle parole. E il vignaiolo pota la vigna, toglie i rami secchi, e il ramo secco è quello, come dicevo prima, nella vigna, nella vite che è il Signore Gesù. Il ramo secco è quello che rifiuta la logica di Gesù, la logica dell'amore, e decide di vivere secondo l'impero, secondo la forza, il successo, l'accumulo, il dominio, la violenza. E dice Gesù, nel testo originale i verbi sono al passato, dice che è come se dicesse è già secco, è già non ha portato frutto. Se ti metti fuori dalla logica di Gesù, se ti metti fuori dalla logica dell'amore, di quella che Gesù è venuto a portare per il suo regno, non è che il Padre ti taglia, tu sei già secco. Vi ricordate quello che si diceva, che diceva Gesù? Dice: io non sono venuto a giudicare il mondo, perché in effetti il giudizio è già insito nelle azioni di chi le compie, è insito negli atti che si fanno, nelle scelte che si fanno, è già dentro il giudizio. Tu non sei dichiarato secco dal Padre, e sei tu che hai scelto di essere secco, di essere fuori dalla linfa che viene da Gesù, fuori dal suo amore. Pensi che produci meglio lontano, e così sei secco. Il Padre semplicemente constata quello che sei e ti toglie via, perché un ramo secco non ha senso, non c'entra con la vite, è un ramo che non produce, è morto. Io vorrei che ci riflettessimo su queste cose qui, perché noi siamo abituati a pensare al giudizio finale, queste storie così. Per amor di Dio, sono verissime, nessuno di noi mette in dubbio il giudizio finale. Il problema è che c'è un giudizio che è immanente,
è dentro quello che facciamo. Quando io scelgo il mio pezzettino, lo circondo con il filo spinato e dico mio, e sono disposto a sparare chiunque valichi i miei confini, io stabilisco un regime di violenza che non riguarda solo me, ma riguarda l'ambiente dove io sto. Io costruisco un mondo così, costruisco una comunità così. Quello di cui Gesù si occupa qui, dicendo con il paragone della vite e dei tralci, non è soltanto un paragone mistico per le persone che si sentono in comunione con Gesù. Giovanni sta parlando della sua comunità. Dice: oh ragazzi, se noi non viviamo così siamo morti, siamo morti, e con noi muore il nostro mondo. Se nella comunità non cerchi la giustizia, non cerchi la fraternità, non vivi la condivisione, è una comunità morta, è un ramo secco, che il padre constata che è secco e tira via. Ma non perché lui dice: io ti condanno a essere secco, ma perché tu hai scelto di costruire la tua comunità come un ramo secco, magari pensando di essere più intelligente e fare un ramo più produttivo. E perché il padre pota la vite e pota anche i rami buoni? Perché portino più frutto. E il frutto è esattamente quello che dice Gesù, è il frutto dell'amore dei fratelli, è la vita dello spirito. La vita dello spirito non è la vita spirituale, è la vita nello spirito, lo spirito che Gesù dà ai suoi discepoli perché vivano insieme la vita della comunità, perché realizzino, vi dirà tutto quello che io vi ho detto, vi spiegherà ogni cosa, perché realizzino quello che lui ha detto e provino a vivere di conseguenza. Per cui, per esempio, il rapporto con i beni è il rapporto di cui parla il Vangelo, che è il rapporto della condivisione, è il rapporto del pane spezzato e distribuito ai fratelli, è il rapporto della vita che tu non tieni. Chi vuole conservare la propria vita la perde. Adesso ha senso. Se tu la conservi, se tu ti poni fuori dalla linfa di Gesù, che è quella dell'amore per i fratelli e dell'amore del padre per i suoi figli, è chiaro che sei morto, sei fuori dalla vita. Rinunci e rifiuti la vita. E lo dice: senza di me non potete fare nulla. Scusatemi. Allora, a me non interessa dare un'interpretazione morale di questa cosa qui. Però proviamo a pensare diversamente. Proviamo a pensare a Gesù che dice ai suoi discepoli: ragazzi, se non costruite la comunità secondo quello che io vi dico e non provate a costruire il mondo vivendo quella fraternità, quella giustizia, quella condivisione, quel perdono che io sono venuto a portare, voi non fate nulla, lavorate per niente. E se devo guardarmi attorno, ne abbiamo dei begli esempi. Provate a pensare a come continuiamo a ammazzarci e addirittura a costruirci un'industria sopra l'omicidio di massa. È chiaro che non va da nessuna parte. Cosa vuoi costruire sui cadaveri? La pace? L'uguaglianza? Veramente c'è da rifletterci: senza di me non potete fare nulla. Che non vuol dire senza l'unione mistica o questo, no, no, senza quello che io vi ho detto, senza la vita dello spirito. Rinunciando a vivere secondo quello che io vi ho detto. Perché noi siamo convinti che
siamo più intelligenti, più preparati, siamo più forti. E questo vale anche nelle nostre comunità, eh? Vale anche per i consigli pastorali o quello che volete, o per i catechisti. Se non viviamo quella logica che Gesù è venuto a portare, noi non possiamo fare nulla. Siamo i rami secchi, perché abbiamo rifiutato quello che Gesù è venuto a portare. Fa pensare sta roba qui, eh? E notate, questa cosa della comunità viene ancora meglio se si legge il versetto 7, dove si dice: se dimorate in me. Che non vuol dire solo se restate, ma vuol dire se voi costruite un ambiente dove questa cosa qui dura, dove queste scelte diventano la vita di tutti i giorni, diventano il tessuto normale, dove cercare la fraternità, la giustizia, la non violenza, la condivisione dei beni, il rispetto della natura. Se non c'è questa roba qui, se non funziona così, questo è dimorare in Gesù. Non è l'unione mistica. Vuol dire costruire un mondo così. Vuol dire costruire una comunità così. Dove, per esempio, l'appartenenza è data dall'amore per i fratelli. Non è nata dal sentimento del fatto che siamo nati tutti nello stesso posto, ma che io mi sento coinvolto nella vita dei miei fratelli, così come Gesù si è coinvolto nella mia e nella vita dei miei fratelli. È un altro modo. Allora, puoi chiedere qualunque cosa. Perché è così? Perché quella è la vita. Perché puoi realizzare qualunque cosa allora, nella fraternità, nell'uguaglianza, nella ricerca della verità, puoi realizzare qualunque cosa, perché ti fidi di chi porta la linfa, perché tu condividi la stessa linfa. E allora si diventa discepoli. Notate, non dice non, e allora portiate molto frutto e siate miei discepoli, ma diveniate miei discepoli. Discepoli si diventa, si impara giorno per giorno, ci si fa la fatica di vivere, compresi gli errori, i peccati. Così si diventa discepoli, accettando la propria debolezza, vivendo la propria debolezza, condividendo la propria debolezza nella comunità e trovando nella comunità la dimensione per vivere con forza quello che Gesù è venuto a portare. Vedete, fatemi dire una cosa, poi può essere condivisibile o no, io sono d'accordo. Il Papa a un certo punto ha parlato della bandiera bianca dell'Ucraina e queste cose, che tutti si sono scandalizzati di questa cosa. Ma in realtà, scusatemi, ma quando due litigano, ci vuole uno che smette o no? Poi che debba avere tutte le garanzie, ma la garanzia è: ti do le armi più potenti, così puoi ammazzare più gente, questa è la garanzia? Quella di continuare l'opera di Caino? Certo che la gente deve difendersi, l'unica maniera per difendersi è uccidere i fratelli. E la domanda è lì, ed è quello che dice Gesù. Qual è la linfa che condividiamo? Qual è la vita che condividiamo? A quale vite siamo attaccati e inseriti? Che vita circola dentro di noi nelle nostre comunità? Quella di Gesù, della sua parola, dell'amore che è venuto a portare? Io penso che dobbiamo rifletterci su davvero prima di scandalizzarci, prima di dire questo. Questa è la proposta di Gesù. Vogliamo fare diversamente, ma per amor di Dio facciamolo. I risultati sono quelli lì però, eh? I risultati sono quelli, lo dice Gesù. Il tralcio che si toglie dalla vita della vite, dalla linfa della vite, secca. Anzi, è già secco. E non serve a nessuno, è morto.
Pensiamoci su. Gesù non stava mica scherzando quando ha detto queste cose alla sua comunità. Ha detto che chi si toglie dall'amore della comunità, chi si toglie dall'amore che Gesù è venuto a portare, che vive nella comunità, è morto. È secco. Fa pensare questa cosa qui. Io direi, proviamo a rifletterci su seriamente e a pregarci anche su, per rimanere in Lui e con Lui e rimanere nella nostra comunità. Proviamo a condividere anche la preghiera nella nostra comunità. Pensiamoci su quando domenica sentiremo leggere il Vangelo. Secondo me abbiamo un bisogno, stavo per dire disperato, ma direi proprio disperato, di tornare a vivere e a credere a queste cose qua, e a crederci seriamente e a credere che ci si può costruire il mondo. Pensiamoci su. E buona serata.